Ciao ragazzi, come andiamo? Siamo qui sul cipresso e oggi ne approfitto per farvi vedere una cosa che potrebbe mandare in allarme i neofiti. Questo che vedete può essere scambiato per un attacco di cocciniglia. È anche un attacco bello massiccio, tutto bianco, sembra veramente una cosa importante, ok? Allora, praticamente in questo periodo della stagione questo nei cipressi succede quando la pianta sta bene, ok? Praticamente quando la pianta spinge forte e va in progressione, quello che succede è che esce un po' di linfa dalle squame, ok? Anche dai rametti. E quindi questa linfa poi dopo diventa bianca e praticamente si appiccica sul tronco e quindi non è niente. Ok ragazzi, state tranquilli. Infatti se sfregate un po' con le dita, vedete che si pulisce subito il rametto e in più se vi hanno usato le dita sentite proprio odore di resina. Quindi questo non è altro che un segno di forza assoluta del vostro materiale da non scambiare per una problematica, perché sono iniziate a fare tutti i trattamenti vari e magari mandate anche in blocco il materiale. Come potete vedere ha un verde molto intenso e quando la pianta ha questa consistenza, anche quando la vegetazione è molto, diciamo, massiccia e grossa al tatto, la pianta praticamente diventa inattaccabile da qualsiasi insetto, cioè diventa proprio forte. Quindi ricordate che la cocciniglia soprattutto va a disturbare le piante che sono in difficoltà, quelle che già hanno squame gialle e quindi che presentano già problemi fisici. Quindi ragazzi, se avete concimato come si deve il vostro materiale, state tranquilli che non succederà praticamente mai niente. Guardate che vigore, incredibile.